Introduce questa giornata ovviamente il padrone di casa e non può essere che il presidente del Comitato regionale di Basilicata della LND, Pietro Rinaldi. Ti prego. Buonasera, sono un po' emozionato, sembra strano, no? Sono presidente da quasi 20 anni e mi emoziono facilmente a vedere tanti ragazzi, giovani e meno giovani, con la nostra tuta e i nostri colori. È una gioia immensa per me, perché io credo veramente in questa attività. L'abbiamo fatto pure in tempi non sospetti. Quindi vi assicuro, ragazzi, che faremo di tutto per incrementare, per coinvolgere anche i vostri genitori, le vostre famiglie e tutti i ragazzi che vogliono fare questa attività, perché da parte vostra c'è un grande entusiasmo per questa attività, maggiore di quella che hanno gli altri ragazzi. Quindi dobbiamo assolutamente organizzare qualche manifestazione a livello nazionale per far venire pure in Basilicata a vedere la nostra terra a chi viene da fuori regione, perché siamo un popolo molto ospitale, soltanto che a volte ci perdiamo un po' per strada. Queste manifestazioni possono senz'altro aumentare l'interesse per voi che lo meritate. Quindi speriamo, e devo ringraziare in tutta sincerità l'ENI, che ci permette di fare delle cose eccezionali. Pensiamo di far crescere ancora questo movimento, e l'anno prossimo vi prometto che faremo un campionato vero e proprio. Io penso che ho detto tutto, perché io più che parlare preferisco fare, sinceramente. Chi mi conosce sa benissimo che mi ha fatto piacere conoscere un quasi nazionale, che è lucano, no? Certo, Vero? è di Laurenzana. E quindi lo saluto idealmente e gli auguro tanta fortuna e soprattutto un divertimento infinito. Grazie Presidente. Allora io riprendo la parola, sarò una specie di mediatore digitale oggi per cercare di mettere ordine fra le tante esigenze. Tiro con l'arco, nuoto, sono 9 le discipline e fra queste la disciplina regina è il calcio. Se noi provassimo a mettere un pallone per terra, qualsiasi ragazzo tirerebbe un calcio. Più questo calcio è finalizzato, più vuol dire che il ragazzo ha voglia di partecipare a un gioco che è organizzato. E i recenti accordi con la FIGC hanno trasferito alla Federazione Gioco Calcio molta attività di calcio che era svolta anche. Con la FIGC abbiamo aperto un dialogo che consente ai nostri ragazzi di svolgere attività di calcio in maniera inclusiva. Noi abbiamo sempre quella riserva, e tant'è che quest'anno, e chiederemo l'aiuto alla FIGC,
abbiamo chiesto l'organizzazione dei campionati italiani di calcio a 5 per ragazzi down. E la Gimnica in particolare ha avanzato questa richiesta. È evidente che lì ci vedremo sul campo tutti insieme, FISDIR e FIGC, con i vari settori di cui è composta la FIGC. Quindi chiederemo l'aiuto agli arbitri, chiederemo l'aiuto ai dirigenti della FIGC affinché siano presenti con noi. Intanto questa è stata l'occasione per riprendere un colloquio, perché già avevamo cominciato a parlarne con il presidente, con il vostro presidente regionale, e quindi la prosecuzione di questo colloquio a noi interessa molto. Interessa perché interessa ai nostri dirigenti, interessa alla FIGC, secondo me, perché, come dicevo prima, se metti un pallone per terra, qualsiasi ragazzo appena arriva tira un calcio, qualsiasi ragazzo, di qualsiasi capacità abbia, anche i ragazzi che sembra che hanno difficoltà motorie molto molto gravi, anche quelli cercheranno di dare un calcio. A chi tocca indirizzare quel calcio? Ai tecnici. Quindi... Era Michele Giorgio, responsabile della FISDIR, la Federazione Disagio Affettivo Relazionale, che ci teneva a ringraziare il presidente Pietro Rinaldi. Le società sono tesserate o si stanno tesserando con FIGC nonostante i problemi legati alla pandemia. I protagonisti, userei dire più age, più anziani nel settore paralimpico in Basilicata, hanno un nome e un cognome, che sono i padri trinitari di Venosa e di Bernalda. Oggi li abbiamo lì collegati in un angolo da Bernalda, e per conoscerli meglio vedremo una piccola clip che loro ci hanno mandato, e poi interverrà Matteo Teora, che è il responsabile tecnico e organizzativo della struttura.
vorrei salutare il consigliere Domenico Il Vento. Ma avete sentito? Certo. Che qui è interessatissimo, è vero, a queste immagini bellissime. Città alla quale mi onoro anche di far parte, una società che da alcuni anni sta facendo attività, e ve la presentiamo con sicuramente con un video, così come abbiamo fatto già con i padri trinitari, e poi ci sarà l'intervento sia del presidente Natale Picone della società e del tecnico Mario Viggiani, che vedo presente e collegato. E poi secondo appuntamento di Dai un calcio alle mura, torneo di calcio a 5 dove si affrontano quattro squadre di atleti con disabilità intellettivo relazionali per aumentare il valore inclusivo dello sport. Dopo Venosa è stata la volta di Tolvi ad ospitare il secondo appuntamento con Stefano Maria. Vediamo. A Tolvi si sono affrontati la squadra dei padri di Trinità di Venosa, adottati dai professionisti del Franca Villa e quella del Giardino di Alice di Tolvi, adottati dal Potenza Calcio, per il secondo appuntamento del torneo di calcio a 5 per atleti con disabilità intellettivo relazionali. Dai un calcio alle mura. Con il judo e poi abbiamo iniziato a fare attività di squadra per poi incontrare il mondo paralimpico 10 anni fa ed è stato un amore a prima vista. Questo percorso ci ha arricchito sia per la nostra formazione personale e anche per la grande ricchezza delle persone che abbiamo incontrato, per la loro grande empatia e vocazione allo sport. Don Milani diceva che non bisogna mai fare parti uguali tra diseguali. Noi riteniamo di appartenere a tutti allo stesso coedo, quello dello sport. Noi pratichiamo calcio 5 a 7, atletica leggera e basket. Siamo tesserati alla FISDIR da Federazione per la Disabilità Affettiva e Relazionale e da 3 anni siamo tesserati per la FIGC, la Divisione Paralimpica ex 4,
quarta categoria. Abbiamo aderito subito alla sollecitazione che ci è giunta dal presidente Rinaldi 2 anni fa e per questo la ringraziamo e oggi proseguiamo nonostante la pandemia del Covid. Da marzo abbiamo avviato un percorso di allenamenti a distanza tramite la DAD. I nostri atleti sono sparsi in tutta la regione. Abbiamo l'onore di tesserare ragazzi presso i centri riabilitativi di Tolve, Acerenza ed altri sparsi per la provincia. Presto ripartiremo con le attività e gli allenamenti tramite il digitale, ma speriamo di tornare presto sui campi. Ci siamo candidati per ospitare Potenza i campionati italiani assoluti FISDIR di calcio 5. Arriveranno squadre da tutte le regioni d'Italia. In tal senso non solo vi invitiamo ad assistere, se ci daranno l'onore a livello federale di poter ospitare l'evento, ma invitiamo a volerci dare una mano nella organizzazione che dovrebbe svolgersi a fine maggio 2021. Per ultimo, non posso non ringraziare la sensibilità del CRB LND di Basilicata e nella persona di Pietro Rinaldi, uomo e poi è solo dopo per la carica federale che riveste. Solo in ultimo il rappresentante dell'ENI, che ha sempre manifestato direttamente e indirettamente una sensibilità spiccata per il nostro mondo. Grazie di tutto per quello che avete fatto, che fate e che sicuramente farete per il prossimo futuro, con la speranza che il cane a 6 zampe possa darci la forza per correre veloce verso la libertà delle nostre azioni. Grazie di nuovo a tutti. Grazie Presidente Picone. Io vedo anche Mario Vigiani a fianco, se ci vuole dare un brevissimo saluto anche Mario, che tra le altre cose è anche il referente per la FIGC, settore giovanile scolastico del calcio scolastico per l'appunto, è anche esperto di basket paralimpico. Allora, grazie Tonino, buonasera a tutti, per me è un grande onore partecipare a questa videoconferenza con il presidente Rinaldi e con il responsabile nazionale dell'ENI, che come diceva il mio presidente ci ha dato, ci darà spero, la possibilità di organizzare sempre più eventi dimostrativi per portare i ragazzi, i nostri ragazzi a livello nazionale. Diceva prima il presidente, come Gimnica noi nasciamo nel 97 con il judo, io sono anche istruttore di judo e negli anni diciamo la nostra vena sportiva si è andata specializzando sempre più verso il mondo paralimpico. Sono 10 anni che anche io mi onoro di insegnare a scuola media a Via Tirreno, a Lorenzo Milani, dove grazie ai miei ragazzi, ormai adesso sono alle scuole superiori, sono riuscito a portare il judo paralimpico all'interno della scuola. Ma non solo il judo, abbiamo fatto anche lo showdown con Torino, abbiamo organizzato anche tornei di basket per ragazzi con disabilità. La mia speranza e la speranza anche di Torino che del presidente è quella di allargare la nostra azione non solo su Potenza ma anche nei centri limitrofi, con la collaborazione di tutti, perché stiamo cercando altri collaboratori, perché chiaramente con gli impegni scolastici ma anche quelli personali non riusciremo a coprire tutti, per cui il mio invito è anche ai presenti di trovare collaboratori dotati di buona volontà per far crescere questo nostro movimento sportivo. Grazie a tutti e colgo l'occasione per augurarvi un Santo Natale e un felice anno. Grande acquisto della nostra famiglia, che è una comunità di Tolve, da quest'anno ha aperto una sede anche ad Acerenza, e prima di far intervenire un atleta del centro riabilitativo Il Giardino di Alice di Tolve, io vorrei presentare anche per loro una breve videoclip che ci hanno voluto preparare e inviare. Yeah.
Allora, mi chiamo Federica e anch'io, come gli altri ragazzi che non sono qui tutti presenti, faccio parte della Gimnica Potenza. All'inizio di questa esperienza, in pratica ero convinta che non sarei mai riuscita a partecipare ad alcun evento sportivo se non come spettatrice. Invece, grazie al professor Pia Lorenzi e al lavoro dell'equipe della comunità, ho acquisito con il tempo sempre più fiducia in me stessa e nelle mie capacità e sono riuscita a cimentarmi io come gli altri ragazzi in diversi sport come il lancio del vortex, del peso, corsa, basket e anche a misurarmi in calcio a 5, a 7 per me immaginabili. Nel corso di questo periodo siamo stati seguiti anche a distanza dal professor Ia Lorenzi con lezioni e video lezioni e anche dall'equipe della comunità con la quale svolgiamo giornalmente dei laboratori riabilitativi finalizzati al reinserimento e all'inclusione sociale come psicoterapia di gruppo, educazione emotiva e training cognitivo. Grande Federica, potresti fare la giornalista Federica, bravissima, davvero brava, bravissima. Senti Federica, ma di la verità, tu non hai giocato a calcio però, diciamocela. No, però ci ho provato, . E qual è stata la tua disciplina dove hai gareggiato? Io ho gareggiato nel lancio del vortex, nel lancio del peso e nella corsa. Con quali risultati? Nel lancio del vortex la medaglia di bronzo e alla getto del peso? Nel lancio del peso anche medaglia di bronzo. Bravissima Federica, speriamo di incontrarci presto dal live, come si dice, ma non live virtuale, live quello fisico. Acerenza, mi sentite Acerenza? Perché anche Acerenza fa parte del giardino di Alice. Vedo in primo piano Anna e dietro Anna c'è Francesco. Se accendete il microfono vi sentiamo pure. Noi in passato abbiamo partecipato e collaborato alle esperienze calcistiche di basket, pallavolo, e tutti i vari sport che avete voluto farci provare e assaporare nell'intero, anche perché ci avete dato la possibilità di fare delle competizioni cosa che noi non ambivamo, ma alle quali siamo stati perché abbiamo ottenuto premi e soprattutto quest'anno abbiamo raggiunto un ottimo risultato, quante tutte che abbiamo richiesto per tanti anni e finalmente sono arrivate. Grazie professore. Quindi siamo contenti che comunque sia da parte delle altre comunità ci sia ancora voglia di fare, ancora voglia di mettersi in gioco, ancora una volta soprattutto nel non farsi male ma nel collaborare per divertirsi e farlo per divertimento, per gioco e anche un po' per vincere dei premi, perché no, non tutti vogliono perdere, anzi si gioca anche per vincere. Noi siamo quelli più combattieri, siamo quelli più guerrieri, quindi state ben attenti quest'anno. Da. Perché potreste avere qualche possibilità in meno rispetto a noi. Io volevo presentare, se mi dà la possibilità di proiettare Walter Rizzi, un brevissimo video e poi presentiamo anche chi è Walter Rizzi, proprio per testimoniare ai ragazzi che cos'è ENI, che cosa fa ENI a livello nazionale per lo sport, perché credo che ENI abbia fatto veramente tantissimo per lo sport italiano. E se prima dell'intervento di Walter Rizzi, che ricordiamo il responsabile progettuale dell'ENI, io volevo presentare un piccolissimo video